Il Pisa vince un derby pazzo, pieno di colpi di scena, giocato a viso aperto. L'Arezzo si arrende dopo aver ribattuto colpo su colpo con una prestazione maiuscola, ma stavolta senza il premio del risultato. Comunale stracolmo per la gara d'andata della semifinale playoff, 8.500 spettatori sugli spalti, moduli a specchio in campo, 4-3-1-2 per entrambi gli allenatori. Alla faccia dei tatticismi la partita comincia a tutto gas, Lisi spedisce sul fondo un destro a giro dal limite. 3 minuti dopo, bordata di Serrotti dalla distanza che Gori non trattiene, il Pisa in affanno riesce a salvarsi in calcio d'angolo. All'11esimo, sugli sviluppi di un corner, il risultato si sblocca, cross arcuato di Lisi, Marconi anticipa tutti e di testa sfiora quel tanto che basta per mettere fuori causa Pelagotti. Gli Amaranto per la prima volta in questi playoff devono inseguire per Marconi. C'è la firma su una partita che prende fuoco e diventa avvincente. L'Arezzo non accusa il colpo e reagisce bene, tiene palla, manda alla conclusione Cutolo dopo un bel fraseggio. Gori stavolta la blocca. Il Pisa, imbattuto da gennaio, si dimostra in condizioni eccellenti e Minesso, su punizione, non va distante dall'incrocio. Il duello fra trequartisti è vivo perché Belloni è pimpante e mobile, suo il rasoterra mancino che sibila vicino al palo alla mezz'ora. Meritato, il pari arriva poco dopo, Belloni sposta il gioco da destra a sinistra, Serrotti trova il buco e lo sfrutta per calciare in porta, sulla respinta di Gori si fionda Cutolo che di destro la spara sotto l'incrocio, 10° gol stagionale per il capitano e derby che torna in parità. Lo stadio adesso è una bolgia, il Pisa si abbassa, l'Arezzo continua a comandare il gioco con ordine e palleggio. Cutolo, galvanizzato dalla segnatura, ci prova ancora con questo sinistro micidiale dei 20 metri, palla alta di un niente. Il primo tempo finisce così, tra gli applausi meritati per una gara ad altissimo livello. Il tempo di ricominciare, l'Arezzo disegna un'azione d'applausi, palla avanti, palla dietro, palla dentro, Sala, Cutolo e Serrotti aprono il varco e la mischia viene risolta dal solito decisivo Brunori che la mette in fondo al sacco. Gol numero 17 per il Bomber, il quarto nei playoff, inerzia del derby rovesciata completamente e replay meritato per l'istinto da goleador di Brunori che si avventa sulla palla vagante e timbra di nuovo il cartellino. La gioia Amaranto però viene strozzata 4 minuti dopo, sulla sponda di Marconi Pinto colpisce la palla e colpisce anche il piede di Masucci. Camplone è vicinissimo e concede il rigore senza indugi. Le immagini rallentate confermano la bontà della decisione dell'arbitro. Marconi, freddissimo, la mette tra palo e ferro, dove Pelagotti non può arrivare. Doppietta per l'attaccante che va in doppia cifra, derby di nuovo in parità. L'Arezzo è indomito e si riversa in avanti. Ci vuole il salvataggio in extremis di Gucher per negare a Sala la gioia del gol personale sugli sviluppi di un corner, mentre l'Arezzo arremba e Serrotti non inquadra lo specchio con il sinistro. Poi però sul rovesciamento di fronte Marconi di testa apre lo spazio a Di Quinzio che elude Luciani e non sbaglia. Diagonale perfetto 3-2 per il Pisa contro il ribaltone. Curva nord che esulta con 1.300 pisani dentro. Ma questo è un derby infinito. Buglio trova un corridoio magistrale per Brunori che anticipa Lisi e finisce giù. Camplone, aiutato dall'assistente, concede un altro rigore stavolta agli Amaranto. Come a gennaio, nella stessa porta e contro lo stesso portiere, sul dischetto si presenta Cutolo, ma Gori stavolta intuisce l'angolo e ribatte. L'Arezzo si ferma a 11 metri dal pareggio. Dopo oltre un anno cade l'imbattibilità del Comunale. Adesso per guadagnare la finale gli Amaranto devono andare a vincere l'Arena con 2 gol di scarto. Un'impresa titanica, ma nei playoff non si sa mai.